Grazie, siamo nel bel mezzo della battaglia finale. Abbiamo appena devastato l'esercito di Bon. Tuttavia, sono arrivati i rinforzi e sembra essere arrivato Bon stesso. Quindi devo ritirarmi nel forte prima che sia troppo tardi. Ho 50 secondi. Presto, devo correre, devo correre, devo correre, devo correre. L'ultima volta avevo fermato l'episodio in questo punto perché so che adesso si passerà ai scontri finali senza pause. Perciò. Vai, 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 vai. Io mi ricordo che non ci sono pause, perciò. Porca troia. Hanno distrutto il forte. Ecco, siamo arrivati tornati alla scena iniziale. Hanno rotto i sottotitoli, ma chi se ne frega? Attenzione. Senti chi parla. Grandissima, è ritornata in vita. Arrivati, momento di menare veramente la gente, la dea. Ecco. Decima l'esercito di Bon. È il momento, ragazzi, di far fuori tutti. E non serve neanche che io attacchi le persone perché basta che si avvicinino e volano via come se nulla fosse. Quindi questo è il potere vero della Heavenly Sword. Questo è il potere vero della Heavenly Sword. Finalmente si è liberato questo potere. La Heavenly Sword ha finalmente deciso di riportare in vita Nariko per finire la battaglia che ha iniziato. Quindi è una grazia che le sta facendo la spada. È una grazia, ve lo dico io. Vai, vai, decima, decima, decima. Guarda come scappano tutti i codardi, come scappano dalla luce, dal potere divino o comunque sia magico. Vai, 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 vai. Sì, 400 persone. È il momento dello scontro finale. Guarda un po' chi arriva.
Si svela gli altarini adesso, eh. Ho fatto il possibile. Ce l'ho messa davvero tutta a portare ordine in questa terra. L'ho modellata, l'ho plasmata, io l'ho preparata perché affrontasse una nuova era. E adesso una ragazza, Questa questa bellissima bellissima ragazza, ragazza. è l'ultimo ostacolo. Dammi la forza di ricacciarla indietro nell'altro mondo, che l'ha sputata fuori. Ti prego. Oh, siamo leggermente nei guai. Sì, quel corvo era tipo un demone. Senz'altro uno spirito maligno. Ah, bruttissimo. Senz'altro, tu hai riflettuto sul tuo? Ed è il momento dello scontro finale contro il Re Corvo. Oh mio Dio, l'ho odiato sto boss. Questo boss l'ho odiato. La sua musichetta la so a memoria. Con il Re Corvo non si intende, boh, non si intende ovviamente il corvo che gli sta dentro. Cioè, io ho sempre pensato così. Allora, Bond è difficile, più che altro per il fatto che non c'è nulla per curarsi. Non c'è nulla per curarsi in giro per la battaglia, perciò in più c'è gente che corre avanti e indietro, cioè noi stiamo combattendo, c'è sta gente che gira. Aiuto, 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 quest'ascia che c'hai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olè. Vai, 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 mitragliano di colpi. Io da bambino lo odiavo sto boss finale perché sembrava praticamente intoccabile perché para quasi tutti i colpi, lo vedete, no? Lo vedete? E poi fa una marea di danni. Il problema è questo, è che fa troppi danni. Vai, vai, vai. Poi dopo tralasciare il fatto che quando scrive resta lì, vabbè, quello è un tocco di classe del gioco. Vai, 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 vai. Aia. Quando indietreggia così è perché vuole, ecco, attaccarmi con le pallonate di fuoco. Vai, 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 vai. Vai, 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 mitrai adesso di colpi normali perché ci sta. E la Madonna, che colpi che sto facendo! Peccato che gli abbia tolto pochissimo. Cioè, c'è solo quel piccolo particolare che. Allora, il campo si sta liberando dalla gente che. Il campo si sta liberando dalla gente che arriva. 9 disegni sbloccati. Il capo si sta liberando dalla gente che arriva, in compenso lui schiva. Cerchio, cerchio, levati. No, ma avevo premuto cerchio, ma porca troia. Se io, allora, se io devo identificare il pulsantino che c'è lì, che cazzo è? Comunque quando va a segno quel quick time fa un po' di danni a boa. Allora io.
Allora, fate conto che il boss finale è diviso in tre fasi, e le tre fasi sono nient'altro che i capitoli di questo capitolo 6. Quindi questo capitolo 6, che adesso sarà passo in selezione capitolo, è composto da quattro segmenti che sono la dea, il record e poi le altre due fasi del combattimento finale. Aia. Cioè, è già un casino farlo fuori nella prima fase, figuratevi nelle prossime, quando gli salteranno fuori le ali. Lì sarà un casino, veramente. No, devo skillarmi a fare le combo. Sì! Sì, ma non mi aveva preso, dai! E levati! Ecco, gli ho fatto un po' male, visto? Devi triggerarlo con le combo arancioni blu. Sì, ma cavolacci, tira la roba in ritardo, in pratica. Io mi aspetto che lo tiri in un certo momento e in realtà lo tira. Allora, comunque moriamo, non devo fare un'altra volta di prova. Sì, ma se io... Allora, signori, se io... Allora, se io sto attaccando, devo fare le combo blu e arancione, è l'unica maniera. Porca vacca. Dico che se ce la faccio con così poca vita è impossibile. Oh! Che bello poi dopo le scie bianche che seguono gli attacchi di Naiko in questa sua forma finale. No, muoio, muoio! Ah, vai! Se fosse per il fatto che ho perso una marea di danni, non tanto per le spadate quanto per questi, ecco. Orca vacca. Rigioca sezione, vai. Riproviamoci. Me lo ricordavo che era difficile. Beh, io adesso mi ricordo che i filmati si possono saltare, quindi adesso lo salto il filmato. Oh, dovevo... No, non mi... Non... No. Dai, aiuto! Fate conto che nella seconda fase sto attacco della Ivai picchiato lo fa più volte. Poi c'è tutto da una risata prima, eh. Adesso devo skillarmi con gli attacchi. A volte lo triggano gli attacchi, ecco, normali in velocità. Aia. Se va poco faccio meglio fuori con gli attacchi in velocità. Vai, vai, levati, levati! Adesso mi tira le pallonate. Aia, ma... Perché non riesco a calcolare quanto tempo impiega per tirarmi la pallonata, capito? La pallonata di fuoco. Perché poi dopo becco danni con quello, tanto, non tanto con i colpi avvicinati. Cioè, poi faccio, veramente gli faccio più male con gli attacchi leggeri, eh.
Vai! Le levati! Aspetta le... Ah, boh. Ho premuto L2 per schivare, per saltare il filmato comunque. Mi pare di... Levati. Sto premendo i pulsanti con una mania allucinante. Sto premendo quadrato con una velocità. Vai. Ma lo... Ma... Ti stanno antipatici gli attacchi a distanza, lo sapete. L'avevo detto. L'ho già detto? Oh, meglio di prima comunque. Non mai preso. Guarda se sto zitta, ma... Minchia, sei difficile. Ci vieni qua, demonio. Vorrei proprio sapere quando cavolo, dove cavolo hai incontrato quel bel corvo che ti accompagna sempre. Buon, proprio vedere, proprio da dove viene quello? Non te lo sei mai chiesto? Solo perché è una cosa che un essere volante che... Solo perché è un essere che sta in cielo, non ho detto che sia divino. Ok, che io dico sempre che le Pirenee portano sfortuna, però... E ok, va bene che ci esistono dei casi in cui magari le piume nere, comunque i corpi magari portano fortuna, ma non è questo il caso, porca vacca. Ma ce la posso fare a fare la prima fase? È la prima fase questa, ricordo tutti che questa è solo la prima fase. Levati. Devo orientarmi con il suolo, sto qui. Madonna, che male! E vai! Forse muoio adesso che sono alla fine della prima fase. La fine della prima fase. Aiuto. Sì, cerchio. Nuovi disegni sbloccati ancora. Vai, cerchio. Quadrato. Che adesso si incazza. Ecco, risputa fuori le alighere. Ecco. Oh, e ho completato la prima fase. La prima fase però. Conterà soltanto che io sono stata qui in questo momento. Fantastico.
Inferno e paradiso, ok, momento della seconda fase. Via! Ecco, adesso per la seconda fase sta tutto il tempo in aria, poi dopo nella terza fase alterne a il stare a terra e lo stare in aria. Okay, devo... E la madò. Ecco, questo attacco impiccato si può solo schivare, non si può parare perché è rosso. Vai, vai. Intanto guardate dove siamo. Siamo nel posto di prima, nel posto del selezione capitoli. Nel selezione capitoli siamo. Con tutte le spade. Solo che ora ci sono più spade. Vai, 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 vai. Porca tra... Vai, vai. Mitraglia. Sì. Eh sì, quando... vabbè. Quando lo butti a terra gli spacchi le ali, ma è un attimo di gloria, appunto. Ma un attimo proprio perché poi ritorna su. Solamente lo trigger gli attacchi leggeri. Vabbè, sì, questa non me la ricordavo. Il fatto che il boss sia quasi impossibile, però quello me lo ricordo. Cioè, è difficilissimo. Beh, voi fate tutto il gioco con i boss che poi dopo... E adesso i boss che abbiamo già fatto in confronto a questo non sono niente, veramente. Forse questo è uno dei pochi giochi che conosco che hanno il boss finale apparentemente impossibile. Uno dei pochi che conosco. Che pochi giochi hanno il gameplay abbastanza regolare con la difficoltà e poi dopo improvvisamente lo scontro finale sale di botta la difficoltà, ecco. Vai, 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 vai. È difficile però ci sta, dai, ci sta. Aiuto. Ok, forse a volte para un po' troppo. Senti i pulsanti del joystick che si stanno rompendo. Che questo joystick è rotto, però. Cioè, è vecchio. Boom! Per terra. Ci sono proprio dei momenti in cui passa la guardia e io posso colpirlo bene. Perché sto trovando più facile questa fase che quella prima? Sì! Muori! Aia! Vai, triggeralo, aia, non lo triggero, mi triggera lui, aia. Vai, 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 vai. Vai, Naiko, via, madonna quanto male che gli faccio. Poi dopo mi ricordo che all'ultima fase ci saranno più fasi... Ci saranno più fasi, più quick time. Sì, vabbè, cavolo, stavolta, ecco fatto. Ce l'hai col prendere e poi buttarmi a terra. Aia, aia. Poi ci sono quei momenti in cui mi prende in pieno. E io non lo... Aia. Oh, quante schivate che devo fare. C'è! Ah, combo triangolo quadrato. Con forza. Yeah, yeah, yeah. È in questi momenti che rischi di farti fuori perché ti mitraglia di colpi. È in questi momenti che perdi punti vita tanto. E poi muori con pochi colpi normali. Vai, vai. Vai, vai, vai. Porca tro... Sì! Vai, vai, vai. Ogni volta che lo butto a terra godo.
Li ho presi troppo, non va bene, sono morta, dobbiamo rifare anche la seconda fase. Cioè dobbiamo fare riprova con tutte le tre fasi. No, niente. Vedete se dobbiamo fare riprova con tutte e tre le fasi. Meno male che ho fermato l'episodio scorsa volta. Ce la possiamo fare. Siamo arrivati. Oh, è tanto se sono arrivata alla seconda fase. Poi dobbiamo arrivare alla terza, poi sicuramente moriremo. Ma la terza dovremmo rifarla, però, ok. Avevo detto che saremmo morti più volte. Salta. Non mi ricordo qual è il pulsante per start. Con start salti i filmati. Ricordatevelo, ragazzi. Ma è possibile che debba andare contro gli attacchi? Non guardo neanche la barra vita fra un po'. Levati. Oh, ma io sarò stupida, mi sono li ho presi tutte le volte. Oh, ce l'ho fatta. Ecco perché sei sceso per un attimo. Aia, ma posso una volta. Ok, quando ride fa attacco e picchiata. E levati. Non ne ho preso nessuno, vero? Questo ti ha fatto male, eh? Anche questo ti ha fatto male. Anche questo gli ha fatto male. Tu devi schivare andando verso destra o sinistra? Sì.
Aia. Cioè io poi dopo muoio per colpa di sti attacchi di merda. Cioè, poi adesso faccio adesso moriamo di nuovo, tanto. Tanto adesso moriamo di nuovo. Adesso muoio. È un'antipatia, cavolo, è un'antipatia. Mi trovo costretta a mettere il filmato finale in un altro episodio, in un terzo episodio. Vabbè, se ci sarà un terzo filmato, se dovrò fare terzo episodio, se dovrò fare un quinto episodio oggi per solamente i filmati finali, vedrete l'ultimo episodio effettivo della serie questa sera, perché sarà corto relativamente. Su, saltiamo qui. Riprovo stavolta. Ce la faccio stavolta. Seriamente. Oh, sono partita bene. Vediamo di rimanere. Sì. No, devo andare in avanti per schivare bene quegli attacchi. Ma che antipatico quando mi colpisce alle spalle? Ecco. Ma porca troia. Scrive molto bene strada davanti. A volte a caso a volte ti riesci a chiudere le ali, ma che cazzo? Vai. Madonna che strana, che asfissiante, che boss asfissiante, vai. Non m'hai preso stavolta. Dai che sta andando bene. Bello che ogni volta che Nerica attacca, fateci caso, ci sono le scie di luce con i simboli della Heavenly Sword che partono. Tu
e le tue pallonate di elettricità e fuoco. Oh, non so se avete notato che fa attacchi di tutte le tipologie, buon, cioè blu, arancione e rosso. Sì. E poi io muoio sempre quando la sua paga vita a questo punto circa. Madonna che male. Ecco, quando arrivo a questo punto qui muoio. Vediamo di farla come volta buona questa, grazie. Quando fa sta roba e girarmi attorno devo levarmi e devo levare le tende. Aia. Ah, voleva prendermi l'interrotto prima che lo facesse. Stavo per dire, meno male che non ho ancora fatto le pari di fuoco. Meglio che non lo dica. Dai, meglio che non lo pensi, perché altrimenti lo fa, che le pari di fuoco tolgono un sacco. Santo Dio! Ecco, vedi come dovevo dirlo. Vedi come dovevo dirlo? Io non devo parlare, perché metti il boss fa le cose. Vai, che manca poco. Cerchio, cerchio! Nuovi disegni sbloccati ancora. Vai, cerchio. Sì, non questo cerchio, un altro. Vai, 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 vai. Vai, vai. Pum! Calcio in faccia. Oh, redenzione, attenzione. E qui siamo ritornati nel campo di battaglia della realtà. Con ancora tutta la gente che si è spostata, che si deve... Ok, adesso quando arriveremo che avrà... che avrà... cioè, tipo metà vita dell'ultima barra vita, iniziare ad avere le ali a... fa il casino, insomma. Qui c'è ancora gente che deve spostarsi al capo di battaglia, ma non avevate spostati prima, ragazzi. Aia.
Ce la posso fare, raga, avvicinarla prima. L'ultima con il Cristo sono state fuori le ali. Bella! Ok, adesso c'è in fase il volo, chiamiamola così. Modalità volo attiva. Vai, vai. Adesso impieghiamo 10 minuti a farlo fuori. Se impieghiamo 5 minuti è un miracolo. Siamo a 40 minuti adesso. Ma però gli faccio danni con gli attacchi in velocità, glieli faccio i danni. Aia. Sto attacco del girarmi alle spalle. Oh, e te abbiamo la stessa vita, eh. Aia, ma no! E te abbiamo proprio la stessa vita, eh. Cioè, adesso cambia pure le palle di fuori. Ok, è tornato in fase in cui a terra. Ho sentito il suono delle palle di elettricità. Aia. E infatti colpire. No, vabbè, questo. In teoria questo attacco va, sì, dovrebbe contrattaccare facendo l'attacco a distanza, però non. Nel dubbio io schivo. Che mi tira i corvi addosso, me l'ho dimenticata sta roba. Allora ho capito che gli attacchi di fuoco devo schivarli spostandomi a lato, mentre gli attacchi di elettricità, tra virgolette, insomma gli attacchi blu, li schivo da lì avanti. La cosa sicura è che dovremo fare riprova, quindi i filmati finali ve li vedrete in un terzo episodio di questa giornata. Madonna ragazzi, che difficoltà. Vediamo se mi ricordo giusto, vediamo se... Ah sì, è così che si fa. Cerchio, cerchio, cerchio! Forse gli ho fatto male! Nuova cupa velocità sbloccata. Nuovi disegni sbloccati. Eccolo che torna. Torna e cacca. Non ti è piaciuto, eh? Dai, vediamo di finirla alla prima. Ma come m'ha preso? Ma gli faccio male, eh? Aia. Tiago, l'ho premuto, eh? Ma l'avevo premuto, no, riposo vita. Ma l'avevo premuto, cioè. Oh, avevo premuto triangolo, eh.
Cioè, io avevo premuto triangolo, che dico io. Sta antipatica sta cosa. Ok, ti ricordo la telecamera se non tanto così tanto perché mi ti ricordi. Sarei pulsante triangolo che è rotto, cioè il joystick che fa un casino assurdo quando... Dai, recupero adesso. No, comunque devo fare la mossa istantanea. Cioè, voglio a Nariko di fargli male. No, dai, l'avevo schivato. Raga, se perdo con questo, in questo tentativo, fermo l'episodio e vedete il round definitivo nel prossimo. Okay. No, comunque muoio. Ma come l'ha preso? Niente. E anche nell'ultima fase dovremmo fare riprova. Avevo detto che è questo boss finale difficile, sì? Ok, allora ragazzi, fermiamo l'episodio. Il boss, la fine, la vedete nel prossimo, in un terzo episodio che uscirà in giornata.